Il terremoto, un evento che distrugge non solo le costruzioni, ma anche le speranze e i sogni di uomini, donne e bambini. Da questa intuizione è nata l'iniziativa di solidarietà con la gente d'Abruzzo, voluta dall'editore Sergio Fanucci. Mi sono chiesto che cos'è che può aiutare queste persone e portare conforto in questi momenti. Sicuramente gli aiuti che arrivano da tutta Italia, e non mancheranno sicuramente finanziamenti per la ricostruzione. Ma ho pensato che per riempire il cuore e riempire la mente, forse un libro è la soluzione migliore. E così ho deciso di donare 1000 libri, una donazione che sicuramente non può accontentare tutti i 29.000 sfollati, però può aiutare soprattutto i bambini in queste situazioni di emergenza, in questa situazione difficile. Accanto al Senato, simbolo delle istituzioni, alla libreria Fanucci, tante persone hanno cominciato a portare il proprio contributo. Siamo arrivati a 300 libri solamente in 2 giorni, li consegneremo settimana prossima alla Protezione Civile. C'è tutto un iter, come dire, burocratico da rispettare, perché gli aiuti che arrivano sono molti e bisogna appunto rispettare alcune regole per smistare tutto ciò che sta arrivando. Devo dire che l'adesione da parte dei lettori è stata importante, soprattutto da lettori che anche lettori non solo di Roma, ma lettori da tutta Italia, e ci stanno arrivando anche per posta libri da loro appunto donati, con tanto di dedica. Sta morto che non ce vola sa. Ho donato un po' di tutto, soprattutto ho pensato alla fascia d'età. Prima fascia d'età sono i bambini, quindi ho donato libri rilegati, illustrati, cartonati per l'età dai 5 ai 7 anni, poi dei romanzi per i 9-12 anni, romanzi di fantasy, romanzi che fanno appunto volare la fantasia, poi romanzi per teenager, quindi dai 13-14-15 anni, lì più che volare la fantasia vola invece il sentimento, sono romanzi d'amore, storie a lieto fine, e poi romanzi invece per gli adulti, dal fantasy alla fantascienza, al grande nostro autore che è Philip Dick, e a un romanzo straordinario, un thriller di Adriano Casassa che si intitola Il gioco estremo, un romanzo che piace molto e cattura molto la mente e l'attenzione. E anche noi vogliamo partecipare a questa missione di soccorso spirituale, affidando alle parole di Roberto Carasso, Eugenio Montale, tra gli altri, la speranza di poter portare un momento di conforto a quanti sono in questa dura prova. Libertà, questa terra e sta gente, noi ormai.